allora si producono birra in bottiglia, in fusti in acciaio, sempre meno, poi vi dirò perché, e fusti in PET, plastica però PET, che è diversa dalla tipologia di plastica. Come numeriche, allora non c'è una produzione fissa, quindi non è che si produca sempre lo stesso quantitativo, varia sulla base appunto diciamo, domanda offerta, varia sulla base di una serie di fattori. Quello che vi posso dire è un pochino la capacità delle varie linee produttive, quindi le linee produttive hanno possono produrre fino a quasi 600 fusti ora, due linee diverse, quindi 180-400 di fusti in PET, quindi fusti in plastica. Quanti litri? Allora, i fusti in plastica sono da 20, sono fusti da 20 litri, 10 da 20, ma tendenzialmente sono da 20. Invece i fusti in acciaio sono da 25 e sono fino a 150 fusti all'ora. E poi invece ci sono le bottiglie 37-37 mila e sono due linee di bottiglie, tutto all'ora. Che non vuol dire che si produca 24 ore al giorno in questi momenti, ma che è la capacità massima. Prima vi ho parlato del processo di imbottigliamento, volevo dirvi giusto una cosa. Intanto mi fanno questa domanda, ma la birra deve essere per forza pastorizzata, ma cos'è la micropastorizzazione, una serie di... soprattutto sulla 10. Prima di venire imbottigliata, la birra poi viene pastorizzata. La pastorizzazione sostanzialmente è un'attività che va ad eliminare un batterio sintetico all'interno della. Non tanto perché questo batterio sia dannoso, perché sennò non ci sarebbe di farsi usare per la birra non pastorizzata, ma più che altro perché potrebbe andare ad alterare il gusto della birra. Quindi questo è un po' il motivo. Come funziona la pastorizzazione? Da un paio d'anni solo in una modalità più una, diciamo, che è la pastorizzazione flash, cioè si prende il liquido, si porta a 70 gradi per pochi secondi e si abbassa. Quindi in questo modo viene eliminato tutti gli effetti di pastorizzazione. Oppure quella che si chiama una micropastorizzazione, che per esempio della 10, si trova le varie, adesso trovate anche in negozio, comincia a essere la birra che fanno durante le vacanze di Natale. E la 10 viene fatta in modalità meccanica, quindi ci sono delle micromaglie che pastorizzano, si mostrano ed eliminano questo. Dico che non c'è più una pastorizzazione che è stata fatta fino a un po' di tempo fa, che era la pastorizzazione a pioggia, per cui si metteva tutte le nostre bottiglie sotto una pioggia di acqua calda a 70 gradi per circa 20 minuti e poi caldo a partire. Perché non si fa più? Perché Carlsberg, appunto, nella logica degli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi sostenibilità, mondo ESG, quindi tutta quella grossa bolla, ha un programma che si chiama Together Towards Zero, quindi l'abbattimento poi di tutta una serie di lato energie rinnovabili, acqua e tutta una serie di dinamiche nella logica di economia circolare. Quello che sta facendo è andare a ottimizzare efficientemente tutti i processi. La pastorizzazione a pioggia, per esempio, andava a sprecare una quantità d'acqua in questo modo non viene più sprecata perché lavora direttamente sulla